Dopo i 3 T-Red presenti già in altre zone di Pescara, è in arrivo l'esercito di semafori con telecamere, esattamente 12 da sistemare entro l'estate tra Piazza Italia e Via D'Annunzio, angolo Via Conte di Ruvo. La decisione della giunta comunale, ci sono sanzioni salate per chi sgarra. Il comune ha ordinato altri dispositivi per la rilevazione delle infrazioni negli incroci pericolosi. Il vice sindaco di Pescara, Gianni Santini. Questa decisione è stata presa in quanto gli altri 3 T-RED hanno portato dei risultati ottimi per quel che riguarda la circolazione stradale, ma anche per i pedoni, per far sì che loro possano attraversare regolarmente le strade. A chi contesta questa scelta? Allora, i ricorsi per adesso per i T-RED non ne abbiamo avuto nessuno, in quanto funzionano, i T-RED funzionano quando uno fa un'infrazione, quindi bisogna essere coscienti e prudenti e rispettare le regole. Assolutamente non passare con il rosso, anche perché il T-RED dà la possibilità 4 secondi con il giallo. Però il suggerimento che io do ai cittadini di Pescara, nel momento in cui vedono che c'è il giallo, di fermarsi. Le Le sanzioni saranno pesanti? sanzioni saranno come tutte le altre, poi sarà la Polizia Municipale a stabilire questa sanzione. E a chi parla di un ennesimo escamotage solo per fare cassa? Noi abbiamo voluto questo intervento perché riteniamo giusto e valido per la mobilità e per il rispetto dei cittadini e dei pedoni. Ricordiamo ai cittadini e agli automobilisti dove saranno messi questi T-RED e soprattutto quando entreranno in funzione. Allora, intanto faccio presente che ce ne sono già 3 di T-RED che sono collocati, uno a Via Ferrari, uno sulla Tiburtina e uno a Via Tirino. I nuovi T-RED saranno installati a Piazza Italia e a Via Gabriele D'Annunzio, angolo Via Conte di Ruvo, e dovrebbero essere in funzione già entro l'estate.